Allora, siamo al Museo della Specola, alla sezione di zoologia del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, conosciuta dai fiorentini come La Specola, quella di Via Romana. E vi presentiamo il progetto del museo che si chiama Bad Box, un pipistrello per amico. Si tratta di un progetto per la salvaguardia dei pipistrelli. Pipistrelli che negli ultimi anni sono in preoccupante declino. E non basta più studiarli, una lunga tradizione del museo è quella proprio dello studio della sistematica e dell'ecologia di questi animali, occorre darsi da fare per la conservazione di questi animali. E allora, dal 2006 è attivo il nostro progetto, Bad Box, che, si è preoccupato di, dare una casa, un rifugio alternativo a questi animali, perché uno dei motivi che affliggono le popolazioni di chirotteri, proprio quello della scarsità di rifugi, soprattutto in ambiente urbano. Allora abbiamo progettato questa Bat Box, cioè questo rifugio artificiale per chirotteri, per pipistrelli, che praticamente è una cassetta in legno, al cui interno c'è una stretta fessura dove gli animali trovano rifugio durante il giorno. La cassetta è stata studiata utilizzando materiali particolarmente adatti, privi di sostanze velenose, ben assemblata. E questa cassetta, questa Bad Box appesa alla parete della casa o agli alberi, costituisce appunto un rifugio per questi animali. Perché è importante salvaguardare i pipistrelli? Sono una componente molto importante della nostra biodiversità. Pensate che in Italia sono presenti almeno 35 specie, mentre in Toscana, addirittura 25. 25 specie, il numero, dei pipistrelli, dei diversi tipi, diciamo, di pipistrelli presenti da noi. È importante quindi salvaguardarli perché sono una fetta preponderante della nostra biodiversità. E poi perché sono molto utili, ci sono amici e ci aiutano nel controllo delle popolazioni di insetti dannosi, sia quelli dannosi all'agricoltura, sia sul controllo delle zanzare, quei fastidiosi insetti che ci rovinano le serate estive. Molto si è detto sull'efficacia di questi animali nel controllo delle zanzare, dati non sempre corretti. Diciamo che un pipistrello dove le zanzare sono abbondanti, come da noi a Firenze durante l'estate, riesce in una sola notte a catturarne fino a 2000, molte più di quanto riusciremo a farne fuori noi sul muro di casa in un'intera vita. Come si calcola questo? Si pesa il pipistrello quando esce la sera, lo si pesa di nuovo al suo rientro al rifugio la mattina e vediamo che è aumentato fino a 5 grammi di insetti. Calcolando il peso di ogni zanzara possiamo calcolare che un pipistrello che si nutre prevalentemente di zanzare arriva a catturarne fino appunto a 2000. Insieme alla nostra Bad Box troverete un manuale diciamo curato nella grafica da Walt Disney che ci supporta in questo progetto, in cui potete trovare tutto quello che serve a sapere sulle Bad Box e sui pipistrelli. È stato distribuito recentemente un fumetto, sempre Walt Disney, che si intitola Paperino e il pipistrello Chiro, divulgativo, ma soprattutto potete trovare una scheda con cui potete collaborare col museo, con noi, a studiare quali sono le Bad Box che funzionano meglio, cioè quali sono le installazioni di Bad Box che funzionano meglio. È sufficiente compilare la scheda con i dati di installazione e con un controllo, un semplicissimo controllo una volta al mese, per aiutarci a capire quali sono cioè come utilizzare al meglio la tecnica delle Bad Box e quindi a diffondere sempre più efficacemente questo progetto. Ci sentiamo per una prossima puntata del progetto Bad Box prossimamente.